Berebio 2012, benvenuta alla cantina Saladini Pilastri, rappresentata qui oggi da Pasqualino Gabrielli. Inquadriamo un po' geograficamente la vostra azienda, dove vi trovate? Allora, noi ci troviamo a sud, l'estremo sud delle Marche, in provincia di Ascoli Piceno, nella vallata del fiume Tronto. E la nostra azienda è di circa 140 ettari vitati, è tutto in conduzione biologica. Coltiviamo i vitigni, diciamo, del Piceno, maggiormente del Piceno, Sangiovese, Montepulciano, Pecorino, Passerina, Trebbiano e più i vitigni che sono riconosciuti nell'area picena come Incrocio Manzoni, piccole quantità, Chardonnay, Verdicchio, Malvasia. Quindi una panoramica piuttosto ampia di scelta di uve. Quando nasce l'azienda? L'azienda, questa qui, l'azienda Saladini, è un'azienda storica, ultracentenaria, diciamo. Poi, con l'avvento del Conte Saladini, Conte Saladini Saladino in questo caso, inizia la macchina dell'imbottigliamento, quindi inizia a produrre per imbottigliare e per distribuire i suoi prodotti sia nel mercato nazionale, sul mercato nazionale che nel mercato mondiale. Nasce all'inizio degli anni 80, poi dopo 4-5 anni dà una sterzata importante per indirizzare l'azienda per la produzione biologica, quindi totalmente in biologico. Quindi quando inizia la scelta biologica e perché l'avete fatta? L'azienda inizia la scelta biologica uno, per la sensibilità del proprietario che è molto vicino, diciamo, al biologico, quindi per sua volontà, e poi per la ragione in cui il mercato iniziava a richiedere prodotti biologici. E dobbiamo dire che dopo quella scelta ci ha ripagato immensamente, perché ora i nostri vini sono esportati in tutto il mondo e c'è una buona richiesta. Qual è il fattore del successo del biologico adesso? È il fattore del successo del biologico, perché io penso che le persone iniziano a sensibilizzarsi sempre di più verso questa linea, non solo del vino, ma anche di tutti i prodotti biologici. Quindi, inseriti nel contesto biologico, diciamo, è salutare, oltre per i produttori, cioè per i coltivatori che stanno nei campi, ma anche per i consumatori finali che hanno un prodotto grandito, in assenza totale di pesticidi, quindi un prodotto totalmente naturale. Presentiamo un po' i vini che abbiamo portato qui al Berebio. Abbiamo il Pregio del Conte e il Pecorino. Quali sono le loro Sì, caratteristiche? queste sono due riserve dell'azienda Saladini. Una è molto giovane, il Pecorino, che nasce, io direi, violentemente, perché prima era usato come vitigno di spalla per il falerio. Poi si sono iniziate a fare delle vinificazioni in monovitigno al 100% pecorino, e qui abbiamo visto che è un vitigno che dà delle risposte importanti nel suo quadro organolettico. E dopo poco tempo ha avuto un successo enorme. Dalla DOC è passata alla DOC G. È un vitigno, cioè un vino che si presta molto per la longevità, diciamo, può essere apprezzato molto bene anche dopo i 2-3 anni. Il Invece il Pregio del Conte. Pregio del Conte è un IGT del Montepulciano e dell'Aglianico, che ha 2 anni di invecchiamento, cioè in botti di rovere in barrica a 225 litri, in barrique nuove francesi. È un vino che ha una tannicità importante, un pigmento tannico molto complesso, dai profumi molto, cioè, profumato, interessante, e si abbina molto bene a piatti di arrosti o che ha carne in genere. Perfetto, allora ringraziamo Pasqualino Gabrielli della cantina Saladini Pilastri e proseguiamo il nostro viaggio tra i produttori biologici e biodinamici italiani. Grazie.